consulenza che lavora, diciamo, con il pubblico e con l'industria, con il pubblico ASL e regioni da un lato e con l'industria, azienda farmaceutica, azienda device. Negli ultimi anni mi sono occupato sostanzialmente di due ambiti, quello della spesa e l'ambito sostanzialmente di tracciatura ospedaliera. Ho lavorato in IMS per una decina d'anni, occupandomi prima della parte, diciamo, di monitoraggio della spesa territoriale per il pharma, quindi database, sfera, IMS, Ministero Federpharma, e successivamente all'impianto del database ospedaliero di IMS e negli ultimi 2-3 anni ad un servizio invece che nasce dal sistema di tracciatura NSIS per il pharma, e successivamente ho approfondito proprio quello che è l'ambito relativo ai device. Sostanzialmente il contenuto della mia presentazione è un po' relativo, diciamo, a ciò che sta all'interno del database che l'NSIS sta costruendo, che in realtà sarà disponibile di fatto a brevissimo. Vedremo assieme anche alcune analogie poi rispetto a quello che il Ministero ha fatto per il farmaceutico, e da questo penso ci sarà chiaro appunto alla fine appunto di questo incontro quello che è il percorso che il Ministero sta intraprendendo per quanto riguarda, diciamo, il controllo della spesa in dispositivi, soprattutto perché ci sono da un lato dei dichiarata del Ministero, dall'altra uno strumento ben preciso nel quale già vengono dichiarate delle finalità e degli utilizzi, e dall'altro una serie di analogie molto importanti rispetto al pharma. Quindi partirei proprio dalla logica con cui il Ministero è andato costruendo questo tipo di database. Allora, il database si affianca, diciamo, l'altro strumento, che è quello dei conti CE. In realtà nasce prima di quello strumento ed è uno strumento molto più analitico. Quindi ha lo scopo di andare sostanzialmente a dettagliare il consumo dei dispositivi medici in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale per singola referenza. Quindi questa è la finalità del database che il Ministero intendeva costruire. Analogo strumento aveva già costruito qualche anno prima per il farmaceutico. Andiamo quindi a vedere come si è comportato. Classicamente, per costruire un database sono necessari tre passaggi. Uno, la codifica, l'identificazione di ciò che si vuole andare a rilevare. Quindi sostanzialmente ogni singolo medical device deve avere un suo identificativo univoco in tutta Italia, e tutti gli ospedali lo devono chiamare nello stesso modo. Questo è un requisito fondamentale per riuscire a raccogliere e a tracciare un dato. Il secondo è l'aspetto della classificazione. Ovviamente, nella misura in cui vado a costruire un grande database, non ha senso non pensare a priori di andare a leggerlo secondo determinate classificazioni. Quindi anche qui la seconda necessità è stata quella di andare a creare una classificazione che permettesse poi una lettura. Banalmente, se faccio l'esempio sul pharma, non posso andare a leggere ogni singola referenza venduta. Il concetto è quanto sto spendendo per l'ambito cardiovascolare, ad esempio, e quindi la classificazione nasce necessariamente per questo motivo. Su questi due punti so che avete avuto già anche incontri specifici o quant'altro, io li citerò più che altro proprio in funzione della nostra necessità in questo momento di capire quali saranno gli usi di questo database da parte del Ministero. Il terzo punto è appunto la rilevazione, quindi come a questo punto vado a raccogliere i dati, come vado a strutturarli e come mi predispongo all'analisi. Partiamo quindi dal primo punto, che è quello della codifica. Allora, il primissimo punto quindi viene risolto dal Ministero già nel 2003 andando ad indicare la necessità di avere il cosiddetto repertorio dei dispositivi medici. Contestualmente, diciamo, nella stessa legge finanziaria, peraltro il Ministero già parla anche della codifica, quindi parla anche già della classificazione dei dispositivi poi in classi. Specificatamente cosa ha fatto il pubblico in questo caso? Ha innanzitutto istituito una banca dati dei dispositivi medici, quindi rendendo obbligatoria la registrazione in questa banca dati per tutti i prodotti che vengono immessi sul mercato. In particolare, un sottogruppo di questi prodotti, di questi dispositivi,
dispositivi medici possono essere di interesse del Servizio Sanitario Nazionale, quindi l'azienda può essere interessata a commercializzarli verso il pubblico. In questo caso c'è la necessità di andare a registrarli in questo repertorio, quindi sostanzialmente il repertorio non è altro che un sottoinsieme di questa banca dati relativa a tutti e soli quei dispositivi medici che devono essere forniti al pubblico. Quindi il repertorio è esattamente il nostro centro di riferimento. Quello che interessa in questo momento al pubblico monitorare non è la banca dati, ma il repertorio dei dispositivi medici. Tra l'altro, appunto, oltre ad aver messo in condizione dal 1 maggio del 2007 i produttori, averli messi in condizione, diciamo, di andare a registrare questi prodotti in modo elettronico su banca dati andando a fornire tutte le informazioni, anche poi posto l'obbligo di andare a registrare tutti quei prodotti che fossero eventualmente stati lanciati precedentemente nel caso in cui fossero di interesse del pubblico. Quindi ci sono alcuni prodotti lanciati prima del 2007 che non sono di interesse del pubblico, che eventualmente potrebbero non avere un codice. Ma questo non è di interesse su questa rilevazione, perché tutti i prodotti invece da repertorio, quindi tutti quelli venduti al pubblico, devono necessariamente avere un proprio codice. Come funziona sostanzialmente questa banca dati? La banca dati, nel momento in cui si va a registrare un nuovo dispositivo, assegna un codice progressivo unico, quindi ogni singolo prodotto ha un proprio codice. Questo codice è esattamente lo stesso codice che tutte le ASL, tutte le aziende ospedaliere devono utilizzare per la tracciatura dei dispositivi. Questo codice ha semplicemente un identificativo barra R, diciamo, nella parte finale del codice, per andare ad indicare il fatto che appartiene al repertorio oltre ad appartenere alla banca dati. Questo identificativo è ovviamente univoco e permette, utilizzando la banca dati, appunto, del repertorio, di risalire a tutte le informazioni che riguardano il prodotto in questione. Quindi il primissimo punto che vi dicevo è completamente assolto dal repertorio, quindi l'identificazione univoca da parte di tutte le aziende pubbliche in Italia di ogni singolo dispositivo. A seguire, dicevamo, il secondo punto, quindi la classificazione. Allora, la classificazione nasceva, appunto, abbiamo detto, sempre dalla legge finanziaria 2003. La prima versione della classificazione risale al 2005 e man mano sono state fatte una serie di revisioni. Nell'ultima, ad esempio, sono stati inseriti anche i dispositivi medico-diagnostici in vitro. Man mano ci si è adattati nella classificazione anche ad alcune classificazioni di tipo internazionale. Il concetto che in questo caso, appunto, volevo passarvi è il seguente: questa classificazione è la classificazione standard per quanto riguarda il Ministero. Lo strumento che andiamo adesso a vedere, quindi questa banca dati enorme nella quale il Ministero va a raccogliere i dati, diciamo, di consumo, viene ad appoggiarsi su questa classificazione. Questo è molto importante nella misura in cui, ovviamente, la lettura che vado a fare è determinante poi anche su una serie di azioni che decido di intraprendere. Il concetto che vi dicevo prima, nella misura in cui io dovessi avere una classificazione che mi dice che la protesica rispetto a un altro ambito terapeutico sta crescendo o calando in termini di spesa, mi porterà evidentemente ad intraprendere azioni differenti. Quindi, in questo momento il dato disponibile è quello dei conti CIE, quindi un numero totale, e su questo numero è stato messo un tetto. Ma nella misura in cui dovessi essere poi in grado di scalare questo tetto e quindi di scendere a livello di singole classi, potrò fare delle azioni eventualmente sulle singole classi. Quindi da questo punto di vista, diciamo, la classificazione ha una grande importanza, perché già determinerà la modalità di lettura del dato da parte del Passiamo adesso al terzo punto, che dicevo, appunto, quello centrale, che riguarda il monitoraggio. Più che altro per capire assieme a questo punto, diciamo, come siamo messi, quindi qual è lo stato dell'arte, cosa sta raccogliendo il Ministero, cosa ha già in questo momento in mano e quindi verosimilmente come andrà ad utilizzare il dato. Allora, come citava fin dall'inizio, appunto, la collega, il monitoraggio verrà fatto a due livelli sostanzialmente, quindi i contratti
e i consumi. Quindi vengono richieste in questo momento due raccolte ben distinte, quindi viene richiesto un monitoraggio, quindi una prima banca dati relativa a tutti i contratti stipulati tra aziende di dispositivi medici e il pubblico, quindi tutto ciò che è a carico sostanzialmente del Servizio Sanitario Nazionale. La seconda parte è relativa invece ai consumi, quindi ciò che viene utilizzato e ciò che viene distribuito. La differenza sostanzialmente sta nel fatto che sulla parte contratti l'attenzione maggiore è proprio alla modalità di contratto, al prezzo di assegnazione, a chi ha acquistato effettivamente il dispositivo. Nella seconda parte invece l'attenzione è a chi l'ha utilizzato, quindi ad esempio nel secondo database invece quello dei consumi, la questione è più chi li ha utilizzati questi dispositivi, quindi quanti ne sono stati utilizzati per singolo reparto o per singolo canale. Andiamo a vedere più in dettaglio. Allora, sulla parte contratti, dicevamo, sono tutti e soli i contratti stipulati dal Servizio Sanitario Nazionale, quindi tutti a prescindere, diciamo, dalla forma contrattuale, dalla forma di negoziazione, cioè tutto quello che va a carico SSN deve essere in questo caso tracciato. L'altra parte, diciamo, quella dei consumi, delle cosiddette distribuzioni interne, va a tracciare la distribuzione di tutto ciò che a fronte di questi contratti viene poi acquisito da parte del Servizio Sanitario Nazionale, ivi compresa tutta la parte della cosiddetta distribuzione diretta e della eventuale distribuzione per conto. La distribuzione per conto è quella che vede come attore anche la farmaceutica, la farmacia sul territorio, nella misura in cui però il prodotto originariamente sia stato acquistato da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi a guidare nuovamente rispetto a entrambi i flussi è comunque l'acquirente, il pagatore. Quindi il concetto è: qua dentro andiamo a rilevare esattamente quello che dobbiamo andare a rilevare nei conti CIE, tant'è che uno dei dichiarati appunto di utilizzo poi di questo database è quello di quadratura sui conti CIE. Quindi questi non sono altro che database che vanno a dettagliare ciò che il Servizio Sanitario Nazionale ha acquistato e che è stato dichiarato all'interno dei conti CIE. Le strutture rilevate, diciamo sostanzialmente tutte le strutture, quindi ripeto, la cosa che guida è il concetto dell'acquirente, del pagatore, quindi tutte le strutture, vale che siano strutture diciamo con dei reparti, vale che siano dei CERT, vale che siano anche delle farmacie al pubblico nella misura appunto della distribuzione per conto. Cosa viene tracciato? Quindi vediamo i due tracciati, diciamo, contratti da una parte e consumi dall'altra. Nel tracciato dei contratti, io qui vi ho riportato chiaramente le voci più significative, il tracciato è molto dettagliato. Sostanzialmente ci sono tre grandi capitoli. Uno è quello relativo alla struttura contraente, quindi quello che vuol sapere il Ministero è chi ha acquistato, cioè chi ha fatto questo contratto. La seconda parte è quella relativa al contratto. Innanzitutto c'è un identificativo del contratto, che quindi permette proprio fisicamente di risalire esattamente al documento, insomma. Poi seguono una serie di informazioni che non vi ho citato perché in questo momento sono in realtà opzionali, che riguardano la tipologia di contratto, la forma di negoziazione e quant'altro. Terzo capitolo, il dispositivo medico. Quindi il primo punto che viene tracciato è esattamente l'identificativo del dispositivo medico. Quindi torniamo al discorso di prima rispetto alla classificazione, questo ci permette di capire esattamente qual è il prodotto che è stato acquistato dal pubblico, la quantità aggiudicata, il prezzo di gara e tutta poi una serie di altre informazioni di minore interesse. Quindi sostanzialmente questo tipo di tracciato mette nella condizione il Ministero di sapere cosa le ASL si sono, o le aziende ospedaliere si sono impegnate sostanzialmente ad acquistare dalle aziende di dispositivi medici. L'ultima voce che vedete è grandemente significativa secondo me, che è la voce di imputazione nel modello CIE. Allora tutto questo impianto nasce in realtà già qualche anno fa, di fatto nasce nel 2010,
ma già era previsto che venisse citata la voce di imputazione nel modello CE proprio per permettere poi il discorso della quadratura. Quindi era chiaro il riferimento al fatto che questo dovesse in qualche modo riportare poi nei conti dell'ASL o dell'azienda ospedaliera dall'altra parte. Sulla parte dei consumi, viceversa, l'interesse è non tanto per la struttura che ha acquistato, ma per la struttura utilizzatrice. In questo caso teniamo presente che può trattarsi anche di struttura privata, nella misura in cui l'acquisto venisse fatto dal pubblico per una struttura privata. Quindi se il pagatore è il pubblico, in questo caso la struttura utilizzatrice, che viene in questo caso dichiarata, può essere anche una struttura privata. In questo caso si arriva al dettaglio, ovviamente, quindi viene identificata la struttura, ma viene identificata fino al livello dell'unità operativa, quindi per intenderci si va al livello del reparto. Ecco, questo lo vedremo subito dopo, in realtà è stato fatto in diversi step, quindi in un primissimo momento il dettaglio fino al reparto non è stato reso obbligatorio, lo è di fatto da quest'anno. La seconda parte, esattamente come nel caso precedente, è il dispositivo medico, quindi di nuovo la possibilità di identificare esattamente qual è il dispositivo medico che è stato quindi consegnato a una struttura interna, in quale quantità e quale ne era il costo d'acquisto, che in questo caso viene calcolato come media sull'anno mobile. Questo l'abbiamo già, diciamo, detto prima, sostanzialmente quindi le aziende sanitarie che vengono tracciate sono appunto aziende sanitarie, ma sono aziende ospedaliere, quindi tutto ciò che afferisce all'SSN. Le strutture utilizzatrici possono essere strutture con dei reparti o strutture di territorio. Quindi, per riassumere, questa è esattamente una slide presa proprio dalle linee guida dell'NSIS, di fatto viene raccolto quello che è un dato, se vogliamo chiamarlo, di sell in e di sell out all'interno del mondo del Servizio Sanitario Nazionale. Viene chiamato qui provveditorato tutto ciò che è, diciamo, il generatore di un acquisto, e vengono chiamate poi unità operative le varie strutture, quindi reparti e quant'altro, che ricevono poi effettivamente, che utilizzano il dispositivo. I tempi di trasmissione. Allora, tutto questo nasce nel 2010, nasce a partire dai dati di ottobre 2010, quindi i primissimi dati forniti sono quelli diciamo, a partire dal 1 ottobre del 2010. La fornitura deve avvenire con cadenza trimestrale, la fornitura in questo caso è la fornitura dalla regione verso il Ministero, poi ogni regione si organizza chiaramente a raccogliere i dati dalle proprie strutture afferenti. Questa fornitura ha un dettaglio di tipo mensile, quindi sostanzialmente nel mese di aprile verranno forniti al Ministero i dati di gennaio, febbraio, marzo con dettaglio per singolo mese e con tutti i dettagli che abbiamo visto prima. Le varie rettifiche o integrazioni possono essere fatte per i due mesi successivi, quindi in sostanza alla fine di giugno il dato di gennaio, febbraio, marzo verrà considerato definitivo. I responsabili di trasmissione sono, per quanto riguarda il Ministero, i riferimenti sono le varie regioni, quindi non sono le singole ASL o le aziende ospedaliere, ma sono le diverse regioni le quali a loro volta raccolgono i dati dalle singole ASL o aziende. Ecco, questo era il piano previsto nel 2010, sostanzialmente vedete qui riportati i livelli di dettaglio che man mano diventano più fini nel corso degli anni, quindi sostanzialmente per la parte dei consumi originariamente non era necessario il livello di struttura e reparto e man mano lo è diventato. Per quanto riguarda invece la parte contrattuale, diciamo che sarebbe prevista nel corso di quest'anno oltretutto un'eventuale revisione di quelli che sono i contenuti richiesti. Ecco, ad oggi in realtà questi dati sono forniti da informazioni del Ministero, sono stati forniti a fine 2012 da ben 20 regioni su 21, comprendendo i dati di 120 ASL e 95 aziende ospedaliere. Sono già stati fatti anche degli esercizi poi di
confronto con i dati CE. Ad esempio il dato dell'Emilia Romagna, il dato dichiarato dall'Emilia Romagna è di una copertura del 90%, quindi sostanzialmente questo tipo di attività è un'attività in progress, quindi ad oggi la banca dati non è totalmente diciamo a regime. Di fatto c'è motivo di pensare che lo sarà però a brevissimo, perché i numeri appunto che abbiamo a disposizione ci portano a dire che la quasi totalità delle ASL e aziende ospedaliere ha avviato il flusso e la quasi totalità dei dati sono in questo momento immessi all'interno di questo flusso. Quindi, ripeto, per l'Emilia Romagna il 90% del dato da conto CE trova un suo corrispettivo da questa parte. Quindi già oggi abbiamo la possibilità di andare a dettagliare quello che è il dato del conto CE. L'accesso ai dati, nonché in realtà la reportistica, è stata prevista di fatto da subito, diciamo dal 2010. Questo è un aspetto direi molto importante, perché ci aiuta a capire un po' quello che è il percorso da parte del, in questo caso del Ministero. Sostanzialmente l'accesso ai dati è stato previsto fin da subito per tutte le regioni, quindi i fornitori di questa informazione hanno anche la possibilità di andare poi a leggere i dati propri o altrui, con scopo dichiarato appunto dal Ministero in realtà di benchmarking. Quindi lo scopo è quello di poter andare a confrontare le diverse situazioni nelle diverse regioni, nelle diverse ASL, fino a un livello di dettaglio molto approfondito. Per di più, in realtà, sono stati già previsti, lo trovate appunto sul sito del Ministero, proprio un documento in cui già vengono previste tutte le reportistiche che vengono messe a disposizione in automatico. Ecco, queste reportistiche vanno a dettagliare sostanzialmente, quindi a tagliare il dato per geografia, per tipologia di struttura, per categoria CND ad esempio. Quindi, quanto vi dicevo prima, era nella logica appunto di vedere poi quello che è l'utilizzo che viene fatto. Ecco, guardare questi report per come sono stati concepiti direi che dà una chiara idea di quale vuole essere poi una lettura che il Ministero andrà a fare di questi dati. Sostanzialmente vengono approntate delle analisi che sono analisi di confronto tra diversi periodi, analisi che vanno a verificare quali sono i dispositivi a maggior costo, analisi che vanno a identificare quali sono i costi per singola classe CND e quant'altro. Quindi diciamo un'analisi nella logica finanziaria classica di quella che è la spesa da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Quindi niente di diverso poi da quanto è stato fatto appunto anche in passato rispetto al farmaceutico e niente di diverso da quanto è stato diciamo iniziato con l'utilizzo dei conti CE. Quindi diciamo per arrivare un po' verso la conclusione e capire un po' assieme quale possa essere lo stato dell'arte e il futuro nell'immediato, tornerei un attimino sui primi tre punti. Allora, l'identificazione e la classificazione, come abbiamo visto, sono stati fatti, sono completamente implementati ormai da anni. La rilevazione è quasi a regime, possiamo dire, quindi da questo punto di vista il Ministero sarà a breve nella condizione di poter utilizzare questi dati e di poterli utilizzare con il massimo livello di dettaglio. L'importante è capire a questo punto che utilizzo in realtà se ne va a fare. Sostanzialmente dichiarata sono quelli appunto di utilizzo per il contenimento della spesa, una serie di dichiarata che sono tutti in una logica finanziaria, quindi lettura dei dati in termini di trend da un anno verso l'altro, piuttosto che di confronto tra differenti classi CND, piuttosto che di confronto tra i prezzi applicati in diverse regioni. Quindi la logica, diciamo, che viene approntata in questo caso è, ripeto, esattamente la stessa utilizzata poi in passato sul farma. Sul farma quello che è stato fatto in generale è una lettura per classi terapeutiche nella quale si andava a vedere che una certa classe terapeutica stava crescendo molto o che una certa classe terapeutica occupava grandi spazi all'interno del totale di spesa e lì si andava in qualche misura poi eventualmente a devo dire che appunto anche le logiche in questo momento dei provvedimenti sono le stesse adottate nella parte diciamo farma. È abbastanza emblematico, tra l'altro guardavo prima i numeri, non
ci avevo fatto caso finché non ho visto i numeri appunto prima di Veronica. Allora, il tetto messo in questo momento sui dispositivi ha un rapporto di 1 a 1,5 rispetto a quello che è la reale spesa. È esattamente la stessa cosa che venne fatta qualche anno fa con la spesa ospedaliera per il farmaceutico. Nella misura in cui il tetto era del 4,5, venne messo un tetto al 3%. Questo tetto, esattamente come è stato fatto ora sui dispositivi, venne messo completamente a carico delle regioni, quindi sostanzialmente le aziende in qualche misura si disinteressarono poi di questo tetto perché non dovevano contribuire al ripiano. Quest'anno, l'anno scorso, diciamo per l'anno in corso, è stato definito per la prima volta che invece il ripiano dello sforamento della spesa ospedaliera sarà per metà a carico dell'industria. Quindi diciamo che il percorso shiftato di qualche anno è molto simile appunto da questo punto di vista. Quindi direi approccio sostanzialmente finanziario, un tetto messo, diciamo, challenging in questo momento, totalmente a carico del pubblico, con una prospettiva eventuale poi di metterlo parzialmente a carico dell'industria. Quindi questo, diciamo, che è un percorso veramente simile a quello approntato in passato. La differenza, le due differenze, devo dire, che si trovano in questo momento sono non tanto a carico del Servizio Sanitario Nazionale, non quello che ha fatto il Ministero sostanzialmente, ma la realtà in cui si trova l'industria del dispositivo medico rispetto alla realtà in cui si trovava l'industria farmaceutica. Le differenze, diciamo, che sono, ahimè, in realtà dei punti in negativo per l'azienda dei dispositivi, perché innanzitutto l'azienda farmaceutica disponeva da anni in realtà di dati, quindi l'industria farmaceutica disponeva di dati di consumo molto prima che iniziasse a raccoglierli il Servizio Sanitario Nazionale, quindi tutto questo aveva portato ovviamente a maturare tutta una serie di ragionamenti anche da parte dell'industria. Il secondo aspetto, diciamo, importante, che nasce da una differenza strutturale tra i due ambiti, è quello dell'assenza per lo più di evidenze sulla parte dei device, cosa che invece non c'era sul pharma. Diciamo che il Ministero, una delle prime cose che fece fu quella di dire, si genericò la prima statina, disse: beh, allora le statine adesso sono tutte uguali, le ho messe tutte nella stessa classe, perché non usiamo solo quella che costa di meno? In realtà, appunto, fortunatamente in quel caso le aziende farmaceutiche, per quella che è la logica di registrazione del farmaco, hanno a disposizione dei trial e quindi, diciamo, tornarono di fatto dal legislatore con dei trial che dimostravano che in realtà i farmaci non sono tutti uguali, che le statine non sono tutte uguali e che quindi sostanzialmente c'era il paziente giusto per la statina, o meglio, il contrario, la statina giusta per il paziente giusto. Quindi con questo si dimostrò, diciamo, una differenziazione tra i singoli prodotti che in qualche misura ha fatto un po' la fortuna dell'approccio da parte delle aziende farmaceutiche proprio nel riuscire comunque ad evitare questa omologazione da parte del pagatore, che invece, facendo una lettura prettamente finanziaria, avendo una classe terapeutica, sosteneva che tutti quelli nella classe terapeutica fossero uguali tra di loro. Quindi, diciamo, come ultimo concluderei proprio con quelle che a mio modo di vedere sono le opportunità per l'industria, perché in questo momento, come abbiamo detto, il Ministero un suo percorso l'ha tracciato, diciamo, il percorso è logica finanziaria, metto dei tetti, faccio dei tagli, impongo determinate regole sulla base dei dati che analizzo, e i dati che ho raccolto sono in realtà dei dati a quantità e valore. In tutto questo, diciamo che quelle che sono le opportunità, a mio modo di vedere, per le aziende di dispositivi medici sono: la prima, quella di accedere a dei dati, quindi sostanzialmente, che siano quelli dell'NSIS o che siano altri dati, altre informazioni, ritengo sia importante in questo momento costruire dei dati propri, perché sedersi poi a un tavolo con dall'altra parte un pagatore che ha dei numeri e non averne, diciamo, diventa una posizione abbastanza scomoda. Dall'altro,
diciamo, la logica può essere assolutamente quella di cercare di cambiare il paradigma. Questo è quello che si sta cercando di fare da tempo anche sul pharma, è quello innanzitutto di avere un approccio integrato dei costi sanitari, quindi non guardare i soli dispositivi, ma riuscire a vedere che il dispositivo porta con sé una serie di risparmi su altre voci di costo, le ospedalizzazioni o quant'altro. L'altro aspetto, che è un aspetto che anche nel pharma il pubblico continua a non fare, è una lettura per percorso terapeutico e per paziente, di fatto si ricollega un po' al punto precedente. Questo è l'unico modo, diciamo, per riuscire a parlare di differenziazione tra un prodotto e l'altro, per riuscire a parlare quindi di appropriatezza, di costo efficace e soprattutto per riuscire a parlare di sostenibilità, perché io posso sostenere il costo di un prodotto innovativo su pazienti che necessariamente vanno trattati con quel prodotto nella misura in cui riesco proattivamente a propormi verso il pubblico e a raccontare al pubblico che ci sono poi altri pazienti sui quali invece verosimilmente potrà utilizzare altre categorie di prodotto. Quindi normalmente la quadratura si può trovare, ma la si trova solo cambiando il paradigma, quindi non facendo un'analisi di tipo finanziario, spesa-consumo, ma facendo un'analisi per percorso terapeutico e per singolo paziente. Ecco, tutto questo, diciamo, in questo momento viene sicuramente, diciamo, accettato, recepito da parte del Ministero nella misura in cui riesce ad essere fatto con degli strumenti che siano evidence-based, quindi sostanzialmente non basato su modellistiche, ma basato su dati concreti e quindi dimostrazioni concrete da parte delle aziende. Vi ringrazio, passo la parola al collega.